difesa della battaglia che fa Tsipras e Varoufakis, che è il nostro ministro dell'economia, per l'Europa prima e per la Grecia dopo, perché loro pensano all'Europa. Ecco, mi interessa tanto la vostra opinione, l'opinione del Movimento 5 Stelle, ma dei gridini come vi chiamo, 5 Stelle. Radicale, però attenti, non è quello che pensano qui. Sì, l'altra sì. Roba con Tsipras, tutta un'altra cosa. Non lo sappiamo perfettamente, quello è bello. Io vedo molto più vicini. Sinistra. Ci siamo espressi, ma noi veramente quando parliamo di vostra ideologia è la nostra battaglia. Io ritengo, e l'ho anche dichiarato, che Tsipras oggi sia in Grecia l'ultimo baluardo democratico, cioè quello che sta subendo oggi è un ricatto da parte della BCE in stile mafioso. Abbiamo detto l'altro giorno in Parlamento, abbiamo fatto un intervento. Io reputo che per realizzare un programma significativo dal punto di vista sociale, che è iniziato abbastanza bene perché Tsipras nella prima settimana è riuscito a bloccare le privatizzazioni del porto di Pireo, è riuscito a bloccare nei lavori pubblici, la chiamano la TAP, il TAP greco, in quella zona aurifera, no? Dove stanno scavando, è riuscito a fare riassumere una serie di dipendenti pubblici che erano stati cacciati via per colpa del memorandum e del commissariamento da parte della Troica. Ha tolto l'autobus? Tolto l'autobus, sì. Tre giorni. Non ha messo il bacon. No. Il dramma è che è solo. Noi reputiamo che occorra organizzare un vero e proprio fronte democratico del Sud Europa, una sorta di cartello, gli Stati Uniti del Mediterraneo, e reputiamo che per realizzare questo programma significativo dal punto di vista sociale, perché il reddito minimo garantito, il rispetto della prima casa, se ci pensate sono tutti punti che noi abbiamo nel nostro programma dei 20 punti delle elezioni del 2013, però per realizzarlo occorre uscire dall'euro, perché euro e austerità sono come mafia e corruzione, è la stessa identica cosa. Tu non puoi, lo dicevo prima, combattere la mafia senza toccare la corruzione, ecco, non puoi combattere l'austerità senza uscire dall'euro, perché l'euro e austerità sono sinonimi, cioè senza una sovranità monetaria, fiscale, è impossibile ottenere quei risultati appunto che vuole ottenere Tsipras. Qualora Tsipras dovesse tradire il suo programma, il tradimento non sarebbe soltanto per il popolo greco, anche tu l'hai votato, e quindi per te, ma sarebbe per milioni di cittadini del Sud Europa che oggi sperano, perché è il primo movimento euroscettico, chiamiamolo in questo modo, a grandi linee, che sta al governo di un paese europeo. Lui non si tira indietro, questo è sicuro. Speriamo. Neanche minacciato la sua vita, ho detto che noi rischia la sua vita sicuramente, perché è il primo che si è mosso contro questo strapotere. Sì, sì, sì. Noi gli daremo il massimo sostegno possibile se manterrà appunto. Come potete qualche modo in che, cioè, che modo? Noi come movimento, e concludo, siamo. Dobbiamo riuscire anche a iniziare degli incontri che stiamo provando a fare. Anche con Podemos in Spagna stiamo iniziando a tessere delle relazioni. Vi invito tutti il mese di marzo ad un convegno che facciamo alla Camera sui paesi dell'Alba. Interverranno tutti gli ambasciatori dei paesi dell'Alba, che sono questa unione di paesi dell'America Latina che si è unita contro i paesi dell'Alba, cioè l'area di libero commercio è spinta dagli Stati Uniti d'America che, utilizzando dei trattati, tra cui uno famoso si chiama TLC, il Trattato di Libero Commercio, ha messo in ginocchio le economie contadine dei paesi del sud dell'America Latina. Ecco, è lo stesso identico trattato che vogliono portare qui in Italia, che si chiama TTIP, ovvero Trattato Transatlantico Partnership Economica, ovvero la distruzione della piccola e media impresa, il supporto del grande capitale e delle grandi multinazionali, anche il transgenico in Europa, e soprattutto la distruzione di tutte quelle garanzie, anche legali, ma anche sociali, che abbiamo conquistato i nostri padri e i nostri nonni. Ma su questo poi già ci sta pensando Renzi con il Jobs Act, cioè fa parte tutto di un disegno. Consigliamo a Tsipras di scegliere meglio i suoi interlocutori. Grazie a tutti.